Qualcuno lo dovrei conoscere. Qualcuno che si è laureato qua. Possiamo? Sì, bene. Allora, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa cerimonia. Una cerimonia che vuole essere, diciamo, un po' riparatoria. Riparatoria di questa vostra tenacia nel non lasciarsi scoraggiare da questo periodo che abbiamo vissuto insieme e che ancora stiamo vivendo, purtroppo. Siamo tutti mascherati e quindi credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Però l'abbiamo affrontato bene, almeno la prima parte, adesso ci prepariamo alla seconda. Così come voi avete affrontato molto bene la vostra carriera universitaria e adesso vi preparate alla seconda fase post-universitaria, che è quella più difficile, soprattutto per i tempi che viviamo, a prescindere dal Covid. Il Covid non ha fatto altro che aggravare un po' la situazione, però diciamo già prima le cose non è che andassero proprio bene. E quindi anche voi comincerete un'altra storia fuori dall'ambiente universitario. E quest'albero però è stato scelto non a caso un albero molto forte, un albero dalle radici solide. Per tenere un fusto solido e un albero che è destinato a durare nel tempo e a sfidare il tempo. E quindi anche questo simbolo vi apparterrà sempre. Ognuno di voi avrà quest'albero dedicato. Oggi noi abbiamo messo delle etichette fatte molto generosamente, con passione e con amore, dai nostri funzionari, perché quelli della regione non sono ancora arrivati, però poi saranno sostituiti con quelli che saranno messi lì a vostro nome, indicati in questa strada. Quindi ci fa veramente molto piacere. A qualcuno di voi è stato concesso di farlo qua, di avere questo momento qua di poter fare la seduta di laurea, l'ultima seduta, discutere la tesi, ed avere questa possibilità di farlo qui nei nostri uffici. Ci ha fatto molto piacere, sono stato presente anch'io qualvolta, non so se è la persona che ha avuto modo di discutere la tesi adesso è presente tra voi, mi auguro di sì, comunque anche se non fosse va bene lo stesso, però voglio dire, oggi invece siete tutti quanti qua e questo ci riempie il cuore di gioia. Vi faccio tantissimi auguri, adesso sarete chiamati uno per volta per avere questa pergamena. Grazie per la vostra attenzione. Allora, Michela Maria Castriotta, scusatemi, io con i cognomi non sono ancora molto manfredoniano. Prego. Scelga il posto meno rischioso per salire. Non voglio essere io a suggerirlo perché non porto i tacchi e quindi... A proposito, in che cosa si è laureata, dottoressa? Economia aziendale. Economia? Aziendale. Bene, complimenti. Poi. Angela Latorre, dottoressa naturalmente. Io. Qui ci sono solo i nomi, scusatemi, mi farò carico a Dio adesso di darvi anche il titolo. Prego, dottoressa. Dottor Giosuele Francesco Pio Rosciano, è un nome che ho già incontrato, credo di conoscerlo, però non lo vedo. Bene, vuol dire che sarà data poi il signore dei comparti. Eh? Ah, ecco qua, infatti...
Beh, col dottore ci siamo conosciuti in più occasioni, lui già è impegnato, come vi dicevo, no? Per i comparti, più volte ci siamo incontrati, quindi mi fa piacere di essere io a consegnargli simbolicamente anche questa pergamena e con i migliori auguri e le congratulazioni per una brillante carriera che sia, diciamo, rispondente alle aspettative e ai sacrifici dati. Bene. Grazie. Dottoressa Angelica Totaro. Mi è stato ricordato che dare la mano non è una cosa carina e mi dispiace e mi scuso per averlo fatto fino adesso, mi sono lasciato prendere un po'. Buonasera dottoressa. Dottoressa Doriana Salvemini. Non è che ci può essere un po' d'acqua, no? Buonasera. Dottoressa, buonasera, congratulazioni. Grazie. Auguri, in che cosa si diploma? Laurea magistrale in scienze pedagogiche. Bene, bene, mi dico che una pedagoga, ci vuole per i giovani. Bene, congratulazioni. Grazie a lei. Dottoressa Sabrina Cincotti. Dottoressa Eliana Olivieri, Olivieri, sì, dico bene. Dottoressa Giusi Principe. Grazie. Dottoressa Lucia Fortunato. Dottoressa Vittoria, no, Lucia Fortunato, no, no, scusi. Dottoressa Vittoria Giordano, e chi devo segnare perché sennò facciamo qualche altra gaffa. Dottoressa Valentina Berardinetti.
dottor Angelo Latorre. Dottoressa Anna Maria Arena. Che cosa si è diplomata? Padre straniera. Bene, bene. La vocazione turistica di Manfredonia avrà bisogno anche di queste professioni. Auguri di cuore e congratulazioni. Grazie mille. Prego. Dottoressa Giuliana Scaramuzzi. Dottor Vincenzo Latosa. Non c'è? Dottoressa Nathalie Latorre. Assente? Prego. Ah, chiedo scusa. Dottoressa Costanza Giordano. Dottoressa Giulia Nunzia Ciuffreda. Dottoressa Alessandra Ranaldi. Dottoressa Gaetana Olivieri. C'è la dottoressa Olivieri?
Dottor Giuseppe Del Nobile. Dottoressa Alessandra Doria, no, Doria? Doria? Dottoressa Veronica Trotta. Non c'è la dottoressa Trotta? No. Dottoressa Lucia Pia Caputo. Dottor Claudio Nenna. Claudio, sì. Assente? Dottor Berardino Principe. Dottoressa Sara Di Noia. No? Assente? Dottoressa, venga, venga. Non abbia fretta, non abbia fretta, la prego. Lei ha scelto la strada più difficile. I giovani devono avere, prego. Le strade difficili sono per i giovani, io speriamo che lei non abbia bisogno di superare difficoltà. In che cosa vi dico? Scelta della formazione. Bene, che possa essere Manfredonia la sede della sua attività. Grazie. Congratulazioni e auguri. Grazie a lei, buonasera. Dottoressa Raffaella De Meo. Presente o no? No. Dottoressa Lucia Grieco. Dottor Francesco Saverio Guerra, se non ricordo male non poteva essere presente, qualcuno mi ha detto, vero? O no? C'è? Ah, è lei? Sì, sì, buonasera. Ricordavo male. Buonasera, in che cosa vi dico? Medicina e chirurgia.
dottor Antonio Artuso. Dottoressa Anna Rita Granatiero. Ripeto, dottoressa Anna Rita Granatiero. Dottor Francesco Pio Tattilo. Spero di aver pronunciato bene. Questa qui evidenziata non può venire, vero? Sì, quindi non la posso saltare, va bene, no. Dottor Umberto Pio Gramazio. Dottor Matteo Mangiacotti. Dottoressa Giulia Palena. Non è presente. Dottor Michele Castriotta. Dottoressa Donatella Libergolis. Dottor Antonio Filippo Riccardi. Dottoressa Giovanna Ivana Attanasio. Dottoressa Marina Croce. Dottoressa Simona Gatta.
Dottoressa Giulia Rita D'Onofrio. Dottor Michele Ognissanti. Professore Inna, come aziendale. Bene, anche questa è una buona scienza per questa terra, credo che sia molto bene. Certo. Bene, congratulazioni. Grazie. Allora, facciamo una foto di corpo. Grazie. Grazie. Dottoressa Clarissa Spagnuolo. Dottoressa Francesca Santovito. C'è la dottoressa Santovito? No. Dottor Matteo Tegliafilo. Pronunciato bene, spero, sì? Dottor Matteo Rinaldi. Dottoressa Sara Mondelli. Dottoressa Liberiana De Palma. Dottoressa Maria Giusi Morlino. Dottoressa Concetta Principe. Non c'è. Dottoressa Anna Lucia Guerra. Dottoressa Michela Bottaligo. Detto bene? Ho sempre paura di storpiare qualche cognome, perdonatemi. Ma...
Dottor Stefano Ciani. Dottor Domenico Armiento. Dottoressa Federica Delli Carri. Dottoressa Roberta Mione. Dottor Luca Tomaiuolo. Dottoressa Sara Robustella. Dottoressa Rita Salcuni. Dottoressa Valeria Cascavilla. Un po' di... Dove sono i miei qua? Mi hanno abbandonato, poi squadra, un po' d'acqua.
Dottoressa Adriana Palumbo. Dottoressa Maria Cristina Puzio. Non c'è? No. Non ho capito, c'è o non c'è? Sta arrivando, non lo so. Vabbè, andiamo oltre. Dottoressa Sara Mansueto. Non è presente. Dottoressa Marica Pia di Padova. Dottoressa Rosa Santoro. Un po' d'acqua, dottoressa. Dottoressa Maria Giovanna Calatafini. Dottoressa Rita Principe. Buonasera, in che cosa diplomata, dottoressa? Senza tecnologia agraria. Questa è una zona, diciamo, in cui la tua professione sicuramente può essere esercitata in attenta. Dottoressa Dalila Nenna. Dottoressa Alessandra Tozzi. Dottor Vittorio Ortiz. Dottoressa Lucia Tomaiuolo. Si vede che ne ho bisogno.
E l'ultima è la dottoressa Anna Alessia Marchese. Bene, sono, come vedete, rimaste alcune pergamene, evidentemente. Prego. E com'è? L'ho saltata? Me ne chiedo scusa, ma io credo di averla chiamata, però. Venga, venga, intanto, sì, sì. Come ha detto di chiamarsi? Io ricordo il suo cognome. No, non l'ho sentito. E dove lo so? Che l'ho saltato, è sicuro. Sì. Grazie, ma come sono carine. Molto. Le chiedo scusa. Se poi lei era qui in prima fila, non me lo sarei mai perdonato. In che cosa ti vuoi? Doppio applauso per questa Mediterraneo involontariamente saltato. Buonasera, attenta. Bene, allora, questa cerimonia si conclude qui. Gli alberi saranno piantati domani, i nostri dipendenti ne avranno cura, ma vigilate anche voi e curatevene anche voi, ogni tanto passando di là date uno sguardo per vedere, anche perché portano il vostro nome, quindi siatene anche voi un pochino, come dire, protettori. Noi faremo del nostro meglio perché mettono delle salde e delle solide radici, però anche voi ogni tanto assicuratevi con la vostra presenza, che è anche l'augurio che possiate rimanere a Manfredonia per la vostra professione. Ancora grazie, vi auguro le cose più belle, ogni bene di questo mondo. Buonasera. Dobbiamo dire che c'è un intermezzo musicale, un attimo solo. Scusate. Dimenticavo di dirvi, c'è una piccola nota musicale di conclusione proprio per dare una giusta cornice finale anche a questa vostra presenza qua. Grazie. E poi se qualcuno vuole venire a ritirare la pergamena lo può fare presso il sito. Per una comunicazione di servizio, gli studenti che non erano presenti e che comunque se hanno fatto la loro domanda possono venire a ritirare la pergamena anche a mezzo di un genitore, magari in ufficio, si presentano all'ufficio cultura che è situato presso la biblioteca comunale. Grazie. Still another game to play, and life is beautiful and waiting.
for their way. Il nostro augurio va a tutti voi neolaureati, grazie per averci invitato, noi siamo alcuni dei maestri della Damma Accademia Musicale, associazione culturale sita qui in Corso Roma, Alessandra Pacchiano, Matteo Fioretti, Matteo Grieco, io sono Cristina Biceglia. Regaliamo un altro pezzo di chiusura a questa meravigliosa manifestazione. Questo mio amore per te.
grazie. Grazie, buona serata.